Cari amici, buonasera e ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento con Bianco Nero. Vi anticipo che oggi è l'ultima puntata di questa serie, ci ritroveremo ovviamente, noi speriamo, il prossimo anno. Siamo in compagnia di questa ultima nostra serie di questa stagione con l'allenatore in seconda del Viareggio, Alessandro Conticchio, che saluto e ringrazio di essere con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Il mister insieme ovviamente a Lucarelli, tutto lo staff stanno continuando insieme alla squadra il lavoro nonostante che il campionato sia finito. Mister, non mollate, proprio volete rimanere in forma fino all'ultimo. Assolutamente sì, non molliamo finché ce lo permetteranno. A parte gli scherzi, insomma, era giusto anche dare un po' di continuità agli allenamenti perché è sbagliato, secondo me, mandare a casa dei professionisti. È il 4 di maggio, quindi è giusto tirare ancora avanti un po' e finire bene. E anche perché mentalmente così vi rode, come diciamo noi a Viareggio, vi rosica da altre parti qualcosa dentro, perché potevate ovviamente essere protagonisti di questi playoff che sono iniziati la scorsa settimana. Vediamo con l'ausilio anche della grafica le partite dei due gironi, il girone A e il girone B, così li analizziamo insieme. Nel girone A il quarto di finale aveva visto di fronte Provercelli Ferrarsipò 3-0 per i piemontesi, Vicenza Savona 1-1 nei minuti regolamentari, 4-3 per il Savona dopo i rigori, 2-2 tra Cremonese e Albino Leffe nei tempi regolamentari, 8-7 per la Cremonese dopo i calci di rigori, Sud Tirol Como 0-0, 4-3 per il Sud Tirol dopo i calci di rigore. Mister, allora che dici? Sono state delle sorprese, anche se questo non era il girone che seguivate voi chiaramente perché partecipavate con l'altro. Ecco, così, Sì, per la tua esperienza c'è ma stata qualche sorpresa oppure tutto sommato no? sorpresa no, perché si è rispettato, diciamo, i pronostici, tranne un po' magari il Vicenza, ecco, che conosco l'allenatore, sicuramente mi faceva piacere andare avanti il Vicenza, però il Savona è una squadra tosta. Quindi, insomma, dai, poi nelle partite così ci sta, alla fine gli spareggi, il risultato non è mai scontato. Anzi, diciamo, forse l'unico risultato veramente scontato è stato Provercelli Ferrarpisalò, un 3-0 abbastanza netto, ma anche nel girone nostro sono state partite tutte tirate molto. Lo vediamo, allora ricordo che le semifinali che si giocano domenica di questo girone A sono Provercelli Savona, Sud Tirol Cremonese, come ovviamente la grafica puntuale di Marco Cervelli ci inquadra. E ora andiamo invece alla girone che particolarmente ti interessa di più e dove il Viareggio sinceramente poteva farci la sua figura. Frosinone Salernitana 2-0, Lecce Pontedera dopo 0-0 dei minuti regolamentari, 8-7 per i padroni di casa dopo i rigori, Catanzaro Benevento 1-2, L'Aquila Pisa 0-1, accoppiamenti quindi Frosinone Pisa Lecce Benevento. Qui che dire, il Pontedera che ha fatto sudare il tuo ex Lecce, poi parleremo anche della tua carriera che ti ha visto grande protagonista a Lecce, e qui ecco la dice lunga perché il Viareggio se la poteva giocare, e il Pisa che è andato a vincere all'Aquila. Risultati diciamo qui Sì. non scontati, ma che il Viareggio poteva anche far suo, visto l'andamento, specialmente con Sì, queste squadre di blasone. anche qui ti posso dire che alla fine, diciamo, il secondo posto del Frosinone contro il nono posto della Salernitana è venuto fuori un 2-0 che ci stava, insomma, sulla carta, poi alla fine tanti punti di differenza tra le due squadre, mentre le altre se le sono giocate veramente tutte. Sapevo che non era facile per il Lecce contro il Pontedera. Anzi, pensavo venissero fuori più gol in questa partita perché anche il Pontedera è una squadra che davanti ha messo sempre paura a tutti. Però ha concesso sempre molto dietro, quindi pensavo che era una partita già molto aperta durante i 90 minuti. E mentre le altre partite, diciamo, dai, il Pisa ci poteva stare anche che trovava il risultato pieno all'Aquila. Ora sbilanciandoti un po', Frosinone Pisa, Lecce Benevento, qua col fatto che si gioca andata e ritorno, il 18 e ritorno il 25, in caso di parità supplementare e poi calci di rigore, in due partite ti ci può succedere di tutto. Sì, può succedere di tutto. Io continuo a dire che il Frosinone ha comunque qualcosa in più del Pisa e andrà avanti. E E doveva forse già esserci andato in Serie B. diciamo che se non c'è andato è sicuramente per demerito loro, perché insomma a un certo punto avevano loro il vantaggio molto considerevole in mano, quindi
se lo sono lasciate sfuggire. Ecco, questo Perugia, come abbiamo detto anche quando è venuto qua mister Lucarelli, nostro ospite, insieme a te che sei stato secondo anche in quella parentesi di Perugia, l'avete costruito e quindi tutto sommato è merito anche vostro, anche se poi il mister è stato abbastanza sportivo, dice noi l'abbiamo costruita, poi in fondo al traguardo ce l'hanno portata altri, però sì, è già, gli avete facilitato, almeno questo possiamo dire, il compito, perché i, sì, i giocatori, beh, da una parte, c'è il rammarico nostro perché sapevamo di aver costruito una squadra vincente insieme naturalmente alla società, e rammarico, però dall'altra c'è anche insomma il fatto comunque che questa squadra ha vinto e comunque ci dà anche la consapevolezza che non avevamo sbagliato in molte di quelle scelte che sono state fatte, però questo per quanto mi riguarda fa proprio parte del passato remoto e io penso, come abbiamo subito staccato, ci siamo messi a lavorare per il Viareggio, per me insomma quello che è successo a Perugia è stato comunque un'esperienza e ecco, guardo sempre avanti, quindi ben per loro che hanno vinto il campionato. Ecco mister, invece ritornando un po' indietro per quanto riguarda la tua carriera di calciatore, hai iniziato lasciando da giovanissimo diciamo le tue origini laziali, perché dalla Parlata sei andato al nord all'Inter dove hai fatto tutta la trafila delle giovanili, lì che esperienza è stata? Sì, la mia storia è iniziata a 14 anni quando l'Inter mi ha visto nei campionati insomma regionali di Viterbo, così dalla squadra dove giocavo, e mi hanno preso diciamo per il primo anno come fanno sempre loro, che ti tengono per un anno diciamo in prova come dicono loro, poi da lì invece è sempre andato bene e ho fatto tutta l'altra fila fino a diventare capitano della Primavera e poi ho iniziato invece la mia carriera da professionista andando prima a farmi le ossa, come si diceva una volta, in C1 a Gualdo Taddei. Che era la vera C1? E non era magari questa dove magari tanti giovani forse non sanno. Diciamo che un giovane per affermarsi in quelle categorie doveva essere bravo, giocare, diciamo, non c'erano le regole. Appunto. Non c'erano le regole che ti facevano giocare per forza. Quindi lì giocavi per merito. Se giocavi per merito. E dopodiché sono andato a Lecce 5 anni. Dove hai conosciuto il tuo mister dopo che hai trovato qua? Dove ho conosciuto Cristiano, sì, abbiamo fatto 2 campionati in Serie A favolosi, 2 salvezze favolose, poi ci siamo ritrovati anche a Torino dove io ho passato 3 anni, dopodiché sono andato 2 anni a Cagliari e l'ultimo anno da professionista nell'Avellino. Insomma, come carriera. E poi hai iniziato però anche a allenare. Sì, una volta che ho finito, diciamo, ho provato, perché avevo avuto un infortunio l'ultimo anno da Avellino, ho provato a rimettermi in campo come ha fatto Zanetti a vedere se potevo recuperare. Ho recuperato 4 mesi in una Serie D vicino Viterbo e poi però ho pensato che era giusto smettere e ho subito intrapreso la carriera da allenatore, allenando prima la squadra delle giovanili della Viterbese e poi la Serie D con la Viterbese. Comunque da calciatore possiamo dire che sei stato un grande, io mi ricordo sempre di te, battagliero lì in quelle zone del campo, in questa squadra qui di Viareggio, a chi le tue caratteristiche, Pizza, che dopo non c'era più, poteva essere di temperamento e poi della latta, ecco quelle erano un po' le caratteristiche per la grinta che mettevi in campo, oltre alla bravura chiaramente. Sì, diciamo le caratteristiche mie erano quelle. Qualche nome di qualche tuo ex compagno oltre Cristiano Lucarelli? Mi dici poco. No, diciamo quella squadra lì c'era, a centrocampo eravamo io, Francisco Lima, che poi è andato a vincere uno scudetto con la Roma, e Gigi Piangerelli, c'era Davide Balleri a destra, Tonetto a sinistra, insomma una squadra, Davide Sesa che giocava davanti insieme a Cristiano Lucarelli. E il vostro mister ha vinto il seminatore d'oro. C'era Chimenti in porta, insomma sì, e quell'anno il nostro allenatore Cavasì, siamo riusciti a fargli vincere anche la panchina d'oro. Vedi che allora siete stati davvero bravi. E invece mister, parliamo un po' di questa tua esperienza a Viareggio. Beh, che dire, ti ho visto sempre in campo molto attivo quando appunto Cristiano Lucarelli era a corsa al Coverciano, l'hai sostituito proprio alla grande, vi siete proprio trovati, no? Avete feeling, Cristiano, si vede sia fuori dal campo che in campo. Esatto, c'è sempre stato, poi quando mi ha chiamato e mi ha dato questa opportunità l'ho subito preso al volo perché lo conosco come uomo.
come allenatore, quindi so che è una persona vincente. E da parte mia mi sono messo a disposizione, dato che aveva anche il corso, quindi molte volte è stato fuori per il corso a Coverciano. Però non solo io, diciamo, anche tutto lo staff si è messo a disposizione di Cristiano per svolgere al meglio il lavoro, e devo dirti sinceramente che mi sono trovato molto bene qui a Viareggio, perché è veramente un posto ideale per fare calcio. E sarebbe bello poterlo continuare Sì, a fare. sarebbe bello poter continuare a farlo. Sappiamo tutti le difficoltà, poi tu ne parlerai, insomma, però ecco, da parte nostra c'è sempre stata la massima disponibilità. No, e quello si è visto perché chiaramente non vi siete mai tirati indietro, la dimostrazione è quella che arriverete fino alla fine di questo mese per tenere tutto il gruppo unito e mandarlo a casa, diciamo, anche nelle migliori condizioni fisiche per essere pronto. Chi ha la fortuna di ripartire con qualche squadra e qualcuno di loro che hanno contratto col Viareggio, si spera lo possono fare con il Viareggio. A proposito di questo, novità, diciamo, grosse di rilievo che anche tutti gli sportivi vorrebbero sentire, no, purtroppo non ce ne sono. Cioè, quello che c'è, però, che ci sono questi contatti che stanno andando avanti con alcuni imprenditori, la società, con la mediazione anche del comune tramite l'assessore allo sport Andrea Strambi. Nel fine settimana sembra che ci siano qualche incontro. Intanto la segreteria, proprio per non farsi diciamo prendere impreparata all'ultimo momento, sta preparando anche la documentazione per quanto riguarda tutto il necessario da allegare all'eventuale iscrizione in Lega Pro, ossia la licenza da presentare al comune per la disponibilità dello stadio di Pini. Quindi mister, oltre che voi state continuando l'attività in campo, gli altri lo stanno continuando dietro le scrivanie, quindi l'importante è che tutti possiate ripartire, no? Che questa città possa continuare ad avere una squadra in una categoria che le Sì. compete come questa, no? Queste promozioni della Lucchese, l'abbiamo parlato anche l'altra settimana, non fanno che altro che bene, no? Perché ci sono Sì, derby di assolutamente squadre sì. vicine, una Serie C Sai, adesso è il della riforma, momento. no? Che diventa con Pisa, non sappiamo che succede, Pontedera, Tottocuoio, Carrarese, Lucchese, Pistoiese, Viareggio, Prato, Grosseto, Massese. Queste Sì. sono le comprensorie, Girone toscano si e poi ci potrebbe sono, per fare. dire, tutte le altre, no? Che possono fare le parte extra qua, quindi sarebbe davvero Un un peccato, sì. peccato non farne parte, no? Di un gruppo così, anche perché Sì. sul campo ve lo siete meritato di farne parte. Sì, assolutamente sì. In mezzo a tutte le difficoltà che abbiamo avuto, penso che alla fine siamo veramente usciti a testa alta. Ma a parte questo, io penso che questa Viareggio, insomma, è una piazza che merita la C1, e merita di dare la possibilità ai giovani, come ha sempre fatto anche in passato, di potersi affacciare ai campionati che contano. Adesso è inutile comunque stare a parlare di queste cose, perché tu sai bene che sotto si sta lavorando, quindi è inutile buttare fumo, è meglio aspettare No, quando ma ci sarà noi qualcosa di l'importante, ecco, è mantenere sempre viva concreto. l'attenzione, come Esatto. abbiamo sempre fatto noi attraverso le nostre puntate sempre di bianconero, con i nostri TG e con le altre cose, trasmissioni appunto che parlavano appunto del Viareggio. In un referendum che ha fatto il quotidiano La Nazione, redatto da tutti i colleghi anche della stampa scritta e non di Viareggio, è stata fatta un po' una classifica tra i migliori e i peggiori, tra virgolette, di questi ultimi 5 anni nella Lega Pro. Per quanto riguarda, ovviamente vogliamo dare solo i migliori. Sono stati risultati Gazzoli, Fiale, Carnesalini, Massoni, Pizza e Zaza. Di questi Gazzoli, diciamo Carnesalini potenzialmente è sempre legata al Viareggio, e Pizza, quindi tre di questi giocatori fanno parte ancora dell'attuale formazione di Viareggio e quindi la dice lunga, no? Zaza, che con i suoi gol è riuscito a salvare il Sassuolo, Massoni che ha vinto a Perugia il campionato, e Fiale che con il Ponzacco, l'ex capitano del Viareggio, che solo per problemi come sempre di budget e di cose non è rimasto, ma lui col cuore Sì. bianconero. Quindi sono sei giocatori che fanno un po', diciamo, la storia di questi ultimi 5 anni di Lega Pro del Viareggio alla guida di Stefano Dinelli, il presidente. Ecco, che rapporto c'è stato tra te e il presidente? Hai avuto modo un attimino anche te di instaurare, seppur poi ultimamente per i suoi problemi si è un po' allontanato, però ha dimostrato sempre Sì, di esservi sempre, sì. vicini e presenti. Esatto, c'è Lui stato, poi è del sì. Torino, lo sai, quindi quando era tra te e Lucarelli che avete giocato e avete indossato quella maglia, quindi. No, no, ma all'inizio c'è stato subito, diciamo, un buon feeling, poi insomma,
ha avuto le sue vicissitudini, è stato un po' lontano, ma solo diciamo col corpo, perché con lo spirito era sempre con noi. E devo essere sincero che l'ultima partita che è venuto in panchina, e le parole che ha detto con il Pisa, sì, mi hanno anche emozionato, insomma, ha dimostrato la forza di questa persona. E noi abbiamo dato tutto e lavorato per questa squadra, appunto dando il massimo, proprio perché sapevamo quanto ci teneva il presidente. Ecco, a proposito di parole, lui proprio qualche giorno fa ha detto: il Viareggio non morirà. Quindi io prendo atto di queste sue dichiarazioni, che sono importanti. Ricordo che dopo aver giocato voi e vinto con il gol di Gerevini e di Matteini sabato in un allenamento congiunto con la Primavera del Livorno, mercoledì pomeriggio ci sarà ospite allo stadio di Pini la Fiorentina, sabato la Carrarese, ovviamente Primavera della Fiorentina, sabato invece la Carrarese, proprio per ultimare questa serie di amichevoli. La prossima settimana, mister, continuerete ancora ad allenarvi, non c'è ancora un programma ben definito, sì. Può darsi che qualche altra amichevole ci sia. Ricordo che, come ho detto all'inizio, è l'ultima puntata di questa stagione. Allora, a tal proposito, ovviamente io voglio ringraziare oltre il direttore Giulio del Fiorentino, che ci ha messo nella condizione di lavorare bene, Guido Casotti, che io saluto, si è infortunato, l'ho detto l'altra settimana, lo sapete tutti voi che ci seguite, ha avuto un incidente con la bicicletta stradale, è stato operato all'omero, ne avrà per 2 giorni, però Guido ci segue sempre con molto calore, e io lo ringrazio, perché anche lui, come Lorenzo Bertolucci, hanno collaborato strettamente con me per la realizzazione della trasmissione. Per la parte tecnica, Marco Cervelli, che ci ha iniziato questa serie e ci accompagna stasera a finire questa, poi Matteo Bedini, Gianpiero Pucci, Gianni Maestri Pieri, Luigi Casentini, ovviamente sulla sponda bianconera Elena Francesconi, la grande, diciamo, regista tra virgolette, che ha coordinato tutta la serie degli ospiti, il presidente Stefano Dinelli, che ha permesso ovviamente la realizzazione di questa serie, e poi ovviamente tutti gli altri che sono venuti, dai giocatori a tecnici e tutto lo staff qua ogni settimana puntuale. Io che dire, spero ovviamente di ripartire con bianconero, che vuol dire che il Viareggio continuerà la sua vita. Io, mister, ti ringrazio ovviamente perché hai concluso con noi questa serie di trasmissioni. Io spero, come ho detto anche a Cristiano Lucarelli l'altra volta quando è stato ospite con noi, di avervi con noi, anche se forse probabilmente voi meritate anche palcoscenici migliori e più importanti di Viareggio, però come voi siete stati bene a Viareggio, noi siamo stati bene con voi. Grazie, sono io che ringrazio voi, ma io sarei contentissimo di rimanere un altro anno, perché comunque è stata un'esperienza positiva, e più se ne fa di esperienza e meglio è, quindi magari ci ritroviamo tutti il prossimo anno. Ecco, in chiusura dimenticavo e me ne scuso, domenica la formazione allieva avrà il ritorno a Cuneo dopo l'andata per i quarti di finale del loro campionato, quindi in bocca al lupo anche alla squadra di Luciano Pardini. La Berretti invece è impegnata al torneo Città di Ponzacco. È davvero tutto, grazie per, come sempre, per la cortese attenzione, non dico alla prossima settimana ma al prossimo anno. Grazie, arrivederci.